Buonasera ragazze, non so perché sto filmando a quest'ora, anche perché è l'una di notte, penso passata da qualche minuto, e Riccardo e la bimba stanno dormendo, quindi non posso neanche parlare ad alta voce, e Federico non c'è, e con suo papà, e non lo so, mi è venuta voglia di fare un video. Quindi molto improvvisato, vi dico la verità, quindi non so se vi piacerà, se vi annoierà, non lo so. So solo che avevo tanta voglia di farlo, tanta voglia di chiacchiere, di pur parlare, ecco. E niente, mi stavo guardando su Rai Play, Un medico in famiglia. Faccio vedere. Non so se eccolo lì. Scusate i capelli, vabbè. Mi è venuta voglia di rincominciare Un medico in famiglia proprio dalla primissima stagione. Il bello di Rai Play è che appunto si possono rivedere puntate perse o stagioni di telefilm che hanno dato in precedenza sulla Rai, quindi è una cosa carina, secondo me. Un altro telefilm che mi sta piacendo tantissimo è che domani, se non erro domani sera, c'è l'ultima puntata e non aspetto altro. È il nuovo film con Vanessa Incontrada come una madre. Mi è piaciuto tantissimissimissimo, veramente molto bello. E poi a me piacciono un sacco le fiction di Vanessa Incontrada, non so perché, ma piace tanto, veramente tanto come recita, come lei, la seguo anche su Instagram. E poi invece stasera ci siamo visti su Netflix, io e Riccardo ci siamo visti offline. Se non l'avete ancora visto, guardatelo, parla di un influencer che viene privata del suo cellulare, quindi pazzi allo stato puro, molto molto carino, direi piuttosto femminile come film, però veramente carino. E niente, è stata una bella serata, ci siamo rilassati un po' insieme a guardare questo film. E niente, quindi non ho grandi novità. Oggi sono andata a trovare mia mamma e da lei c'era anche mia nonna perché non è molto in forma, non è stata molto in forma e quindi per il momento è dai miei genitori. Per qualche giorno sono andata a trovarla, appunto, è rimasta felicissima di vedere Ale, di vederla gattonare, di vedere i suoi progressi. Insomma, mi ha fatto tanto piacere portargliela e insomma, stanno qualche oretta insieme. Purtroppo, a causa un po' dei ritardi degli autobus, delle deviazioni, a causa di un carnevale che c'era lì vicino, ho un po' tardato, quindi sono stata veramente poco, sono stata più o meno 3 orette. Avrei voluto passare l'intera giornata, però insomma va bene così, insomma l'importante è che ci siamo visti. E se riesco magari vi lascio qualche clip, perché qualche piccolo video l'ho fatto, perché l'intenzione era di vloggare. Poi però è venuto veramente molto corto, quindi non ho vloggato. Quindi se vi fa piacere, insomma, vi posso lasciare qualche clip qui, così vedete un po' il mio pomeriggio. Ciao Bubi! Dove andiamo oggi? Dove andiamo? A trovare i nonni! Guardatina, andiamo! Ragazze, le solite comiche. Sto andando dai miei genitori, ma ovviamente la linea, l'autobus era deviato perché c'era la sfilata di carnevale e quindi io e una ragazza che dovevamo andare nella stessa direzione siamo scese proprio volando giù dal bus col passeggino. E veramente abbiamo chiacchierato tantissimo, ci siamo fatte 1 chilometro a piedi perché era andato da tutt'altra parte l'autobus, la linea dove ero sopra. E veramente una persona squisita, vi giuro, ci siamo raccontate il più e il meno, veramente proprio così che si trovano, no? Le persone. Vabbè,
Vabbè, comunque, poi io sono una persona molto socievole, quindi non sono diffidente, insomma. Quindi è stato proprio bello chiacchierare. Comunque, io sono quasi arrivata, ragazze, e non vedo l'ora di fare questa sorpresa, anche perché c'è mia mamma e mia nonna, che è dai miei genitori perché non è tanto in forma, e adesso sta meglio, però è ancora da loro, e quindi ho voluto fare questa sorpresa, questa improvvisata, per farle vedere la bimba, farla contenta. Quindi, insomma, vedremo le loro facce stupite, insomma. Ho portato ad assaggiare la mia torta e me ne è stata donata un'altra. Andà a assaggiare questa crostatina. Cos'è, i frutti di bosco? Strato si nasconde. Strato di mele. Fettina di mele marmellata. Mm. Ma che marmellata? Ah, ecco. Buona. Felice nonna. Nell'angolino. Buona. Ma c'è uno strato che sembra una foglia. Ah, madonna. Adesso chiudi tutte sopra, ti spicchi. Ti piace la borsa di mamma? Sì. Bobby? Guarda, è arrivata la borsa. Ale? E adesso? Ale, guarda che c'è papà. Ale. Papà? Dove? Ma va. Telefoni a lui. Un video. Ah. Bubi, che fai con la mia borsa? No, mi sto andando con qualcosa. Ecco. A questo punto avrete sicuramente visto le clip di oggi pomeriggio. E adesso non so perché mi è venuta una voglia pazzesca di rivedere qualche fotografia di quando Ale era piccola. Magari vado a prendere le fotografie e ce le guardiamo. Facciamo piano, che non voglio svegliare nessuno. Allora, non so se sono queste, ma non penso. No. Non sono queste, queste sono quelle del battesimo. Allora, ah, sapete che vi dico? Adesso copertina e ce la guardiamo insieme. Allora, ragazzi, ho messo la copertina. Tra l'altro questa me l'ha regalata Riccardo. L'aveva presa in un negozio di quelli che hanno le cose della Bassetti, mi pare, quelle cose tutte di qualità, copriletti, veramente bella, poi bella corposa, è la mia preferita, infatti. E ragazze, guardate cosa ho trovato. Dio, che nostalgia, Dio. È il fotolibro che avevo fatto fare su Freeprint sulla mia gravidanza, e ci tengo a farvelo vedere, forse non l'avete mai visto. Questo è veramente molto molto carino, mi piace tantissimo. E vabbè, la copertina l'ho fatta così,
aspettando Alessandra, la mia gravidanza. Qua sono le primissime foto fatte quando abbiamo scoperto della sua esistenza, quindi test positivo. Poi qua il chiamangeli che mi ha regalato Ricky. Qua è la primissima ecografia, era una fagiolina, pazzesco. Qua sempre io che faccio la cretina col test di gravidanza e Ricky che si sente male. La prima foto da incinta praticamente, a parte quelle del test. Poi qua eravamo ai laghi d'Avigliana, ho anche vloggato questo giorno qui. E se trovo il vlog, se riesco in qualche modo, vi metto il link nell'info box, andatevelo a vedere. Ero incinta e pochissime di voi l'hanno capito dalla collana, dal chiamangeli. Qua è la prima gita da incinta, eravamo andati al Moncenisio. Qua invece sempre i laghi di Avigliana. Poi qua ero di 10 settimane e mi sono fotografata la pancia da sdraiata, pancia in su. Mamma mia, scusate le riprese, ma devo tenere la pagina. Qua invece erano tutte le prove foto che abbiamo fatto per la cornice che abbiamo regalato ai parenti per annunciare la notizia. E questa è la prima ecografia in cui si vedeva proprio un po' il profilo della bimba. E questo è il pacchettino che avevo fatto con dentro la cornice da dare a tutti i parenti e familiari. Questo è il biglietto dell'ospedale dove andavo sempre a fare gli esami. Vabbè, questa è la primissima cosa che le abbiamo comprato. Sono delle babbucce che abbiamo preso in Francia, eravamo andate a fare una gita. 50% papà, 50% mamma, ma scritto in francese. Poi qua era il nostro anniversario, 4 anni. Adesso sono già 5 anni e mezzo, però che siamo insieme, però qui erano 4 anni. Aiuto! Mamma mia, qua ero impressionatissima perché non mi vedevo, non riuscivo a vedere sotto, quindi già la panciona era grossa. Questa niente, mi piaceva e l'ho messa, ero sempre incinta ovviamente. Qua è la prima ecografia in 3D di Alessandra, guardatela lì. Qua invece eravamo in sala d'attesa della ginecologa. E qua niente, le prime foto con la pancia un po' più grande. Mamma mia, che pressione, ragazze. Qua era Natale, il primo Natale col pancione. Qui invece niente, una foto allo specchio. Qua sarò stata di 8-9 mesi. Qua è San Valentino. Oddio, guardate che pancia. Buon San Valentino, amore, il mio ombelico non esisteva, guardate che segni, che smagliatura, essendo la seconda bimba, la seconda gravidanza. Buon San Valentino, vita mia. Qua niente, sono delle foto che ci aveva scattato Marta poco prima di partorire. Qua ero veramente grossa. Poi appunto quella della copertina, anche questa è molto bella. E poi qua è la notte in ospedale con le contrazioni, in cui ero lievemente preoccupata. E poi appunto tutto si conclude con l'arrivo di piccolina. Sconvolgente, ragazze, veramente, era tantissimo che non lo vedevo. E poi vi faccio vedere ancora qualche fotina di Ale piccola piccola. Vediamo se ne trovo qualcuna al volo che vi posso far vedere. Mamma mia, quanto era piccola. Il regalino per la festa del papà che le avevo messo nella sdraietta. Qua c'è Federico. Oddio, ragazze, devo poi fare l'album. Devo ancora trovare un album che mi piaccia davvero. Non l'ho ancora trovato. Mamma mia, qua è la prima volta nella fascia. Cioè, mi sembra ieri, ragazze, tra meno di un mese fa un anno. Stiamo organizzando la festa di compleanno. Mamma mia, è volato troppo in fretta, troppo, troppo. Ma io lo sapevo che finiva così.
Sto cercando proprio quelle dove è proprio piccolino. Oddio, qua in ospedale. Oh, vorrei tornare lì, vi giuro. Questa no, perché c'è Federico. Cioè, guardate questa che buffa. Ecco, mentre c'è il latte. Amore, piccolina. Meno male che ci sono le foto, ragazzi. Pazzesco, oddio, questa è troppo bella. Troppo. Mi viene da piangere. Perché passa così in fretta? Che carina. Qua ero preoccupatissima perché le stavano facendo degli accertamenti, quindi non ero tranquilla lì. Qua col papà. Oh, che piccola. Questa è la prima foto che abbiamo fatto. Era appena nata. Guardate la mia faccia sfatta. Ho gli occhi neri, mi sarà colato un po' di trucco che avevo, quel poco che avevo. Mamma mia, ragazze. Incredibile, questo è il primo mese. Mi sembra ieri che ho fatto sta torta. Ieri, vi giuro, ieri. Cioè. Oh. Qua non stavo tanto bene. Ero sempre triste, sempre, si vede dalla foto se guardate bene. Era un periodo proprio brutto, sempre triste, sempre piena di paure. E lei era la mia forza. Non mi sentivo capita da nessuno, neanche da Riccardo, proprio zero. Era un periodo brutto. Qua c'è Federico, non ve la posso far vedere. Oh, quante belle foto, ragazze, devo assolutamente trovare l'album perfetto. Guardate questo. Mamma mia. Sono davvero fortunata. La prima tortina. Quando sono tornata a casa l'avevano portata i miei, che ho scritto auguri. Qua sempre in ospedale. Era la donna più felice del mondo, vi giuro. Pazzesco. Questa foto qua ce l'ha scattata Ricky poche ore dopo che era nata. Mi sembrava vero di averla addosso perché ho patito le pene dell'inferno proprio. Guardate che bella. Patatina. Vabbè, le altre, queste sono repliche della gravidanza. Questa gliel'avevo scritta prima di partorire. Me più te uguale Ale. Guardate che faccia che hai. Guardate qua come sbadiglia. Oddio, una patatona. Ecco, questa è con la tortina che vi dicevo. Guardate che fagottella. Anche questa è dolcissima. Questa. Tutte belle, veramente. Basta, la smetto perché altrimenti qua frigno tutta la sera. Adesso aiuto. Non so se sta al telefono, mannaggia. Oh, le metto a posto. Tra l'altro è tantissimo che non, cioè tantissimo, qualche mese che non stampo più e ho delle fotografie da stampare, quindi ci tengo poi a stampare anche le ultime, insomma.
E poi adesso voglio fare anche poi il fotolibro di Natale, stampare tutte le fotografie che abbiamo fatto a Natale, insomma tutte le foto più belle. E niente, insomma, è stato bellissimo ricordare questi momenti con voi. Spero vi abbia fatto piacere questo video un po' strano, un po' notturno tra di noi. E niente, io vi mando un bacione grande, vado a lavarmi i denti, vado a nanna e ci vediamo domani.